Buonasera, noi siamo qua per sapere cosa ne pensa lei come presidente dell'Associazione dei Pescatori della Venuta di Marò. Sicuramente è un fatto molto importante. Conoscevo già Maroni perché quando è venuto nel 94 ho avuto l'onore di ospitarlo in qualità di vice sindaco di questa comunità. E sicuramente la sua venuta vuol dire un segno positivo verso quest'isola, sicuramente nascerà qualcosa. Non so bene ancora cosa, però sicuramente avremo bel risultato, insomma, da questa sua venuta. Pensa che riusciremo a risolvere qualcosa con questa venuta? Beh, qualcosa dovrà risolvere lui sicuramente. Cioè, noi abbiamo esposto le nostre preoccupazioni, i nostri problemi. Adesso sta al governo centrale, cercare di risolvere qualche problema per Lampedusa e Lampedusani. E cosa pensa di questa manifestazione? Di questo sit-in Lei si che... riferisce all'amministrazione SOS Isole Malagge. Sicuramente è un'amministrazione che smuove anche l'amministrazione locale. Serve per dare nuova forza al sindaco sicuramente, per dire che il popolo sta soffrendo e lo si manifesta con queste scese in piazza della SOS Isole Palagge. Secondo lei ci sono state delle strumentazioni politiche in questo sit-in? Beh, dire se ci sono state non me ne sono accorto, comunque non è, sicuramente la politica entra in ogni caso, perché è alla politica che ci dobbiamo rivolgere per cercare di risolvere i nostri problemi, o di destra o di sinistra. Qualcosa loro devono fare. Un messaggio che vuole lanciare al popolo di Lampedusa, alla cittadinanza di Lampedusa. Diamo forza al movimento SOS Lampedusa, diamo forza all'amministrazione. Se noi esploriamo l'amministrazione, loro sicuramente si muoveranno nel migliore dei modi. Noi la ringraziamo e la salutiamo. Grazie a voi. Un caloroso saluto a libera espressione.